Costantini, voi contestate un po' il merito e il metodo per quanto riguarda la Tari, ma anche il canone unico patrimoniale, insomma, che arrivano in consiglio comunale proprio in queste ore. Sì, qui c'è una dimostrazione di efficienza conclamata, nel senso che provvedimenti così importanti non possono essere presentati alle forze politiche presenti in Consiglio Comunale, alla cittadinanza a meno di 24 ore dall'indizione del Consiglio Comunale. Però il grave è che non si tratta di un'efficienza colposa che deriva da incapacità delle strutture del sindaco e della giunta, si tratta di un'efficienza dolosa, perché ad una lettura approfondita di questa delibera ci sono significativi aumenti e in alcuni casi veri e propri stravolgimenti che andrebbero a gravare sulle famiglie e sulle imprese, quindi sarebbe stato giusto e corretto programmare prima questo tipo di provvedimento e soprattutto sottoporlo all'attenzione delle categorie sociali per fare in modo che il provvedimento stesso risultasse adeguatamente ponderato e valutato prima. In realtà viene consegnata all'ultimo momento proprio per impedire questo tipo di riflessione e di confronto che oggi è assolutamente inibita, perché poche ore fa è stato consegnato il provvedimento che è di 97 pagine e nel pomeriggio c'è il Consiglio Comunale. Questo modo di fare da parte della Giunta Masci comincia a diventare una vera e propria strategia politica, evidentemente volta a fare in modo che non ci sia l'opportunità per le minoranze di approfondire delibere importanti come su partite come il nuovo piano tariffario della Tari, senza avere quindi la possibilità di apportare anche delle modifiche su quegli aspetti, su quelle lacune che sono evidenti all'interno di una delibera come questa, le cui conseguenze negative con il cambio di tariffa andranno a ricadere sulle tariffe e sulle categorie più deboli, cioè le famiglie più numerose e su tutta quella serie di esercenti che già vengono da 2 anni di gravi difficoltà dopo la pandemia, quindi albergatori, ristoratori e tutti anche, diciamo, le attività commerciali che svolgono la propria attività all'interno del settore alimentare. Non è ammissibile che un consiglio comunale debba visionare, valutare delibere così importanti che impattano sulla vita di migliaia di persone nel giro di poche ore. Questo non è soltanto sciatteria, ma è sicuramente anche sciatteria, però temiamo che sia invece anche un disegno fatto apposta per impedire alla città di comprendere effettivamente quale sarà l'impatto di questi provvedimenti sulle famiglie e sulle loro economie, ma davvero siamo ormai al punto in cui questa giunta fa tutto di fretta e fa soltanto danni, come d'altronde si è visto in questi giorni, in queste settimane, con il caos ad esempio sulla delibera sul lungomare sud che tuttora vige come senso unico nelle delibere della giunta, perché la giunta ha fatto tutto di fretta e non fa ancora in tempo a cambiare la delibera. Si fa tutto in maniera molto approssimativa, ma non è immaginabile che il Consiglio Comunale sia costretto a non poter studiare le norme, che qualcuno in giunta dorme e fa tutto quanto con estrema lentezza.